quanto riguarda problemi inerenti al personale sociosanitario che è in discussione in quinta commissione e poi correrà in consiglio, in particolar modo per quanto riguarda la situazione della sanità di Belluno. Faccio già presente da subito che Belluno è sempre all'attenzione del Consiglio regionale, in modo particolare è stato ribadita la specificità all'interno dello statuto, ma in ogni provvedimento che viene fatto viene tenuto conto della peculiarità della montagna. Accogliamo ben volentieri e saluto a nome anche dei colleghi la delegazione, permettetemi un saluto particolare a Guido Trento, con il quale ho lavorato insieme 5 anni nella quarta commissione, è stato mio vicepresidente e credo che assieme abbiamo fatto anche qualcosa di importante. Mi fa piacere rivederlo, vedo che è sempre combattivo, che è sempre sulla freccia. Dire la verità, è sempre stato un mastino nella difesa del bellunese e vedo che continua ad esserlo. Ti cedo subito la parola, perché mi sembra che sia lui che presenti queste vostre richieste e questi vostri appunti per quanto riguarda la sanità bellunese. Grazie Presidente, intanto consigliere della Commissione, il collega Latina, il consigliere Biologo, il consigliere San Marco, e devo dire che sono in questa missione. Sulla materia ci si riesce a parlare anche bene, perché so che la materia sanitaria è sempre una materia un po' così, insomma, che chiede tempo, pazienza e conoscenza della storia. Devo dire che io ho accettato per la parte dei comitati questo incarico, ma l'ho accettato anche perché proprio pensando alle battaglie fatte nel passato della sanità, e mi dispiace, devo dire la verità, vedere un'impostazione generale che il modello Veneto è sempre stato importante a livello nazionale, vedere questo cambiamento di rotta rispetto anche senza cambiare normative, legislative, eccetera, e vedere che si va verso una china che non è più confacente al modello nostro. Ma dopo entrerò nel merito del perché. Dico solo questo, che questo incarico l'ho fatto quindi anche diciamo così con volentieri, pensando a queste battaglie, pensando che ho vissuto la stagione in cui sono nate le leggi istitutive del modello Veneto, la 39, la 55, la 56, la 22, sono leggi che ho partecipato a farle, e quindi conoscendo un po' la situazione. Ma devo dirvi anche una cosa, che quando abbiamo fatto questi emendamenti li abbiamo anche presentati al vostro dirigente, cioè al dottor Mantovani, il quale, avevo anche un testimone che verbalizzava, aveva accettato tutto. Il fatto è che dopo quando ho visto la bozza del piano, effettivamente non è stato fatto. Per chi non lo conosce, Dario Bocca, capogruppo del PDL, sono tutti. E quindi sono rimasto molto perplesso sulla questione, comunque andando per ordine. Io penso che questo piano sia stato scritto da più persone. C'è una discrasia enorme tra quella che è la premessa, e io parlerò proprio della premessa e andrò sui singoli articoli perché abbiamo presentato il minimo. Tra quello che è la premessa e quello che sono i contenuti. Nel senso che la premessa fa alcune affermazioni molto importanti e giuste, il piano va nella direzione diversa. E questo secondo me è inaccettabile. Le premesse, le parole chiavi delle premesse sono queste, ciao, sono queste, pari opportunità, patto con le comunità, integrazione ospedale territorio e integrazione sociosanitaria, sociale e sanitaria. Queste sono le parole chiavi del piano, che rispettano i requisiti delle normative che l'hanno ispirato. Partiamo dalla prima parola, partiamo da pari opportunità.
Allora io vi faccio un argomento molto semplice, di questo. Prendiamo un cittadino qualsiasi di Veneto. Casualmente prendiamo un cittadino di Tombolo. A distanza di un quarto d'ora quel cittadino ha tre o anche quattro ospedali che gli risolvono qualsiasi problema di emergenza. Ma in qualsiasi altra parte del Veneto è così, non si può. Diciamo che Tombolo rende meglio degli altri. Rende meglio degli altri. Ecco, voi prendete un cittadino che abita a Livinalongo, un'ora e 40, un'ora e 50 arrivare a Belluno. Padova la stessa cosa, a Rina siamo noi. Voglio dire, come fate voi a garantire le pari opportunità a questi cittadini di fronte a un'emergenza? Se voi oggi pensate, come sta succedendo, di non specificare nel piano che esiste ad Agordo un ospedale che ha un pronto soccorso, che a Pieve di Cadore c'è un ospedale con un pronto soccorso, allora vedete qual è il problema, che quando ad Agordo voi avete messo la chirurgia 12H, quello non è più un pronto soccorso, perché un pronto soccorso prevede che ci sia, oltre al laboratorio, la radiologia con l'emergenza notturna, la medicina, la chirurgia 24H, prevede che questa è la rianimazione, queste cose ci devono essere. Quindi il dirigente della UBI non può dire la chirurgia 24H, 12H, perché significa che lì non c'è più la garanzia del pronto soccorso. Allora queste cose, vedete, dicono che quei cittadini di Livinalongo, della Vallata Gordina, sono di per sé già penalizzati, perché sono molto distanti già da Livinalongo ad Agordo, diventano ancora più penalizzati perché dovrebbero andare a Belluno. Questa non è pari opportunità. La stessa cosa dice sempre il Cadore. Anche sulla questione del SUE vorrei specificare una cosa, perché il SUE è localizzato nell'elicottero a Chieve di Cadore. È localizzato perché dall'indagine fatto a suo tempo, quando eravamo in commissione, si era visto che il numero degli interventi, la percentuale del 60% degli interventi era esattamente sulle Dolomiti, e quindi è logico che l'elicottero partisse da lì, perché era una questione di comodità. Allora vedete, queste cose vanno spinte nel piano, queste cose vanno spinte nel piano, diversamente. Non si può su questo piano dire che qui c'è la garanzia, qui non c'è nessuna garanzia, vi sfido a trovare la garanzia di nuovo. La seconda questione che pongo è quella anche del Puntico di Villa, poi entriamo nella rete ospedaliera sempre sulla. Vedete, il Puntico di Villa, sapete quante volte ho fatto mozioni, interrogazioni, eccetera, su questa cosa. Dunque, la sperimentazione nasce esattamente nel 2017. L'obiettivo era quello di abbattere i costi per la Regione Veneto, cioè quella sperimentazione doveva far sì che chi gestiva questa partita avrebbe portato pazienti da fuori regione o a livello internazionale o a livello nazionale e avrebbe posto la funzione di traumatologia locale. Dunque dopo 3 anni, 4 abbiamo fatto i conti, li ho fatti anch'io i conti, li hanno fatti tutti, questi conti dimostravano che il Puntico di Villa costava di più alla Regione Veneto adesso che allora, e che i pazienti erano prevalentemente provenienti dalla Regione Veneto e che la traumatologia si era trasformata in reparto di protesi in concorrenza con Belluno e Agordo e allora queste affermazioni non hanno creduto, hanno ordinato una commissione di saggi, i quali hanno costato anche una lira alla regione. La commissione di saggi arriva alle stesse conclusioni. Io mi sto chiedendo, ma che cosa è che vi fa, che non vi fa recedere da questa impostazione e dire l'ospedale torna a essere un ospedale dell'Ursur con questi due reparti e una piastra di ambulatori gestita in collaborazione con l'ospedale di Pieve per le operazioni di bisogno che ha la popolazione locale, non riesco a capire perché si risparmia, c'è una maggiore funzionalità, è che il direttore generale di Belluno non è in grado di gestire questa cosa, io vorrei sperare di no, vorrei sperare che un direttore generale sia in grado di gestire questa partita. Allora noi chiediamo qua nell'emendamento
che questo torni ad essere ospedale gestito dalla US numero 1 come, come era prima, appunto, e basta. Questo è quindi quello che riguarda gli ospedali alti. Chiediamo che ci siano queste cose siano scritte. Entriamo nella questione della rete ospedaliera, che a me preme anche quella che riguarda poi, riguarda anche sulle US, sapete, guardate, io penso un ospedale, un territorio. Questo è il principio, perché io sento anche nella mia provincia qualche uno che dice più unico, no, un ospedale, un territorio, questo è il modello Veneto, questo è il modello. Non è che ci siano, che ci possano essere confusioni da questo punto di vista. Torniamo alla rete ospedaliera. Voi avete diviso gli ospedali in quelli, cioè, di capoluoghi, o meglio, diciamo, pur di capoluoghi, non ha senso, i 5 ospedali grandi, perché vi dico subito perché a Belluno la cardiochirurgia non lo metterete mai, perché non c'è la casistica e lo vivo neanche. Quindi sono, quando si scrivono le cose, bisogna scriverle, perché tecnicamente si possono scrivere, se no è meglio essere sinceri con la gente e dire quello che si pensa. Allora, vedete, i 5 ospedali sono mai destinati a diventare ospedali come quello di Treviso o come quello di perché non c'è, ma io concordo, non c'è la casistica. Io se vado a fare un intervento al cuore, vado a farlo dove ne fanno tanti, dove non c'ho garanzia e quindi credo bene. Allora vedete, voi però fate una cosa drammatica con questa rete qua. Cosa dite voi? Dite questo: gli ospedali fino a 200.000 abitanti, questi ospedali hanno questi reparti. Io ve li leggo, è una cosa pazzesca. Chirurgia generale, medicina, oncologia, cardiologia, ostetricia, ginecologia, pediatria, ortopedia, terapia intensiva, neurologia, urologia, psichiatria, geriatria. Poi si dice il laboratorio analisi sovraaziendale, l'anatomia patologica sovraaziendale, la radiologia sovraaziendale. Sapete, questi ospedali che voi trovate oggi, che può essere Campo San Piero, come può essere Castelfranco, come può essere Conegliano, come può essere... Sapete quanti reparti di più hanno oggi questi ospedali? Hanno pneumologia, gastroenterologia, nefrologia, dermatologia, malattie infettive, radioterapia, oncologistica otorino, laboratorio e radiologia. Ma voi pensate che una riforma così possa non incidere? Questa cosa distrugge il modello medico, vi dico anche perché. Se voi pensate e andate a valutare oggi qual è il problema vero della sanità, sono le liste di attesa, la lunghezza delle attese per fare le liste. E se voi andate a verificare le prestazioni che fanno intramenia i medici degli ospedali, voi vedete che queste prestazioni sono tutte dell'ordine 100.000 euro, 80-100.000 euro di guadagno anno del medico. Capite? Sapete cosa significa questo? Significa che già adesso i reparti ubicati su tutti questi ospedali non riescono a dare risposte al cittadino e vanno a fare visite private. Se voi questi reparti qua li togliete, li mettete sui 5 ospedali, voi vedete che sarà un macello. Cioè nascerà il modello lombardo, se è quello che volete, private. Pagamento a pagamento, e questo è il modello che voi volete, avete intoppato la strada giusta. Allora io credo che questo modello sia da scongiurare. Noi l'abbiamo detto, sapete cosa abbiamo scritto noi? Che la rete, negli emendamenti, che la rete dei 22 ospedali va mantenuta e potenziata tecnologicamente e con forza. Perché fare adesso due ospedali? Uno per l'US e potenziata. E praticamente le specialità cosiddette, quelle che chiedono 1 milione di abitanti di bacino per avere la casistica, vanno allocate appunto negli ospedali che hanno queste caratteristiche. Punto e basta. Perché quando voi tracciate un modello di ospedale di questo tipo, voi avete distrutto la rete. Avete distrutto Campo San Piero, avete distrutto Conegliano, avete distrutto Fede, avete distrutto Belluno, avete distrutto tutti questi ospedali. E io non credo che sia interesse di nessuno fare questa operazione, perché sarebbe veramente la fine del nostro modello, lo dico francamente. Dopo, in ogni caso, nel nostro emendamento, se voi nel merito, nel
Veneto della pianura volete fare questa operazione, noi nel nostro emendamento prevediamo appunto che comunque la provincia di Belluno sia scorporata da questo modello. Perché noi, guardate, abbiamo ad esempio due oncologie. Sapete come si fa a definire unità operativa complessa di oncologia? Si definisce in base alla casistica che c'è sul territorio. Allora, quando ero qua, io avevo fatto un calcolo che la media dei reparti unità operative autonome del Veneto erano di 500 nuovi pazienti all'anno. Bene, a Feltre ne ha 600 nuovi all'anno, Belluno ne ha 700. Allora vedete qual è il problema, che quando ci sono 500 nuovi pazienti all'anno, in quel reparto di oncologia girano 2000 pazienti ogni anno, perché la terapia dura più di un anno. Allora voi pensate che noi con l'unica oncologia a Belluno riusciamo praticamente, o anche in altre parti, riusciamo a far fronte a questa situazione? Secondo me è una follia. Io non so chi l'ha scritto questo piano, non vi posso dire che se fossi io il presidente lo manderei a casa subito a pedate nel sedere, chi l'ha scritto questo piano. Dopo mi auguro che la cosa venga accettata. Anche qua vedete, mancava la dermatologia, le malattie infettive, la radioterapia, tutte queste cose, una cosa incredibile. Comunque questo per quanto riguarda le pari opportunità, primo capitolo delle pari opportunità. Voi capite quindi che noi chiediamo che per ago, per piede ci sia inserito, che noi abbiamo proposto nell'emendamento, la garanzia assoluta che nessuno più tocca dei reparti, perché sono ridotti all'osso e non si può togliere più niente. Poi pensate che i miei reparti, cosa costano quella di ospedale? 30 milioni. Vi siete mai guardati il LUS di Bussoleno? 6 ospedali a distanza di 10 km, 400 milioni, 440 milioni di bilancio, e vanno tutti a curarsi a Verona. E venite a prendere i 30 milioni a due ospedali che sono quelli che fanno l'emergenza su quel territorio là. La seconda cosa delle pari opportunità riguarda il budget. Anche qua, guardate, è da ridere, perché mi sono sentito dire, no, che praticamente la quota del 25% non ha significato. Adesso qua c'è Canella, c'è anche loro, Davide, Coso, sono stati in commissione. Ma quante volte ne abbiamo parlato di come è stato definito quel budget? Perché quel budget, guardate, cioè la regione ha fatto atti delibere, contro delibere di tutti i tipi su questo budget, perché vedete, questo budget non è che sia un budget generale generico del 25%, tocca delle voci che sono molto particolari. Adesso vedo se trovo la carta, comunque trovo delle voci molto particolari, ecco. Cioè il 25% viene calcolato sull'assistenza sanitaria collettiva, sull'assistenza distrettuale SUR, sull'assistenza ospedaliera. E spiego perché. Perché è chiaro, dico, lo sapete, ma ci sono documenti comunque ufficiali, c'è la carta di Feltre, un convegno internazionale fatto con gli austriaci, con gli svizzeri, con tutte le altre italiane, non è che uno si inventi e dice vediamo il 25% punto e basta. Questi settori che portano alla provincia di Belluno circa 30 milioni di euro all'anno di maggiorazione rispetto al budget della media pro capite che ha in Veneto, queste maggiorazioni sono legate alle difficoltà oggettive verificate sul territorio. Vi faccio solo un esempio semplice. Se voi fate un anno, prendiamo un'infermiera che la mattina deve fare i prelievi a domicilio, quando ha fatto, diciamo, una frazione su un paesino di montagna, ha finito la sua mezza giornata. Qua a Castelfranco che ne fa magari 10 su mezz'ora. Questo è il discorso. Quindi cosa serve? Più gente che gira. Servono più ambulatori. Serve più una medicina sparsa sul territorio forte. E lui dice, ma perché l'assistenza ospedaliera anche costa di più? Che cosa c'entra? Perché queste cose le spiego anche a qualcuno che perché costa di più? Perché vedete qual è il problema? E qui entriamo anche nel numero di posti letto. Sapete che la stessa mozione dice che i posti letto in montagna sono aumentati dell'1 per 1000 rispetto alla media della pianura e quelli di posti acuti sono 0,5 per 1000 di più. E c'è un emendamento che è anche
della una finanziaria regionale, questo qua. Qui vedo che non si accenna sul piano, non si accenna assolutamente a niente di queste cose, no? Si dimenticano anche le leggi, questo è il problema. Allora, succede questo, che questi posti letto in più sono stati dati per tante considerazioni, ma mi limito a due. Cioè, noi abbiamo una popolazione anziana e soprattutto dislocata in situazioni periferiche. È difficile applicare in provincia di Belluno il day surgery e il day hospital. Perché? Perché uno non può fare 50 km a venirsi a operare a Belluno, tornare a casa il giorno dopo 50 per venire a medicarsi, tornare a casa il giorno dopo 50 per venire a fare il controllo. Quindi si era deciso tutti concordemente che la valutazione era: diamo questi posti letto in più perché il paziente viene ricoverato gli 8 giorni che servono e poi va a casa sua, punto e basta. E così su dei hospital e questa era. Anche di queste cose ne succede. Sulla riabilitazione 0,5, perché la popolazione, sfido qualsiasi persona, abbiamo un indice di anzianità che è il più alto del Veneto. Quindi era tutto a posto. Qui noi non troviamo traccia. Allora, per parlare di pari opportunità nella premessa, bisogna scrivere tutte queste cose, se no si dice un falso nella premessa. Quindi le pari opportunità sono definite in questo modo. Noi abbiamo presentato, quindi sulla rete ospedaliera abbiamo presentato un emendamento sostitutivo del punto 3.1, abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo per quanto riguarda i posti letto, comunque li avete là in cartella, per il punto 3.2.3, abbiamo presentato un emendamento sostitutivo per quanto riguarda il budget, mettendo appunto la quota del 25% e non lasciando, come ho sentito sull'intervista televisiva, non vogliamo il 30%. Qualcuno ha detto che anche il 30%, noi ci contentiamo del 25%, perché non l'ho scritto io che il 25% è frutto di un lavoro fatto nel 95 e poi anche costruito di seguito. Questo è per quanto riguarda la questione delle pari opportunità. Gli emendamenti sono tutti scritti, anche la setta dei comuni, sapete, c'è nel budget. Una cosa che mi è incuriosito poi nel budget è stata quella del pagamento a funzione. Incredibile. Io resto dormito, però gli ospedali che non hanno più funzioni, cosa prendono? Gli ospedali che avete tagliato tutte le funzioni, qua cosa prendono? Prendete il sito. Ma cosa succede allora? Il pagamento, io sono sempre stato, chi mi ha sentito in commissione tante volte, fermo sul principio. Io penso questo, il budget deve essere quota pro capite, con la differenziazione per la montagna del 25%. Il pagamento della mobilità deve essere al 100%. Ok? Non avete capito? No, scusami. No, dicevo che il budget dovrebbe essere così, secondo me. Il pagamento quota pro capite a tutti col differenziale 25% della montagna. Il pagamento della mobilità deve essere praticamente totale. Perché dico questo? Perché se noi a Treviso diamo la cardiochirurgia e io di Belluno vado a operarmi a Treviso, è giusto che la mia UIS paghi l'intervento a Treviso. Non capisco perché io devo dare anche altri soldi come regione. Non lo capisco, ecco. Questo non l'ho capito, come vuol dire. Voglio dire, il pagamento a funzione, no? Se uno ha la cardiochirurgia avrà una cosa regionale, no? Un intervento regionale. Dico bene? Ecco, ma la cardiochirurgia in Treviso si interviene sulla sua URSS, ha i suoi base, si interviene su altre URSS, io pago, la mia URSS paga la mobilità sicurezza. Quindi la cardiochirurgia, che risolve un problema anche a Belluno, riceve però i soldi dalle URSS di Belluno riceve i soldi dell'intervento che fanno. Sembra che sia una cosa lineare sta qua. Non capisco perché dobbiamo fare questo tipo di caso. Questo per quanto riguarda quindi le varie opportunità, poi patto con le comunità, seconda voce. Io guardate,
Se riesci a contenere il dolore, nel senso che poi abbiamo altri impegni, vuoi sentirti fino in fondo? Sì, ma allora ti dico questo qua, parto con l'idea semplice. Cioè, noi abbiamo presentato un emendamento che dice appunto che la conferenza, siamo stufi noi di avere direttori generali nominati così, ma perché, dico io sono convinto che esempio il problema di Agor, no? E di Pino di Calore non esisterebbe, se fosse un direttore normale non esisterebbe, non ha neanche senso che esista, ma serve un direttore normale, non appunto, però siccome i direttori sono nominati così, è bene che secondo me vengano nominati su una terna proposta dalla conferenza di sindaci di nomina chiaramente in base alla norma nazionale il presidente della giunta generale. Devo dire peraltro che questo esperimento è stato fatto una volta, nella seconda nomina. Non diede grandi risultati. Non è detto. Noi siamo stati su 5 candidati solitamente ne mettevano 4 storti dopo il mondo. No, e poi c'era quello vero. Non è vero. Perché la mediazione veniva prima. Bella. Basta che nomino quello vero. Siamo bella. Sì, ma hai capito quello che vuol dire, Guido? Ma meglio però, meglio però, perché guarda, posso dire. Lui è Belluno, in particolare lui di Belluno. Belluno siamo veramente stati. Staremo usando una parola dolce sfortunato, usando una parola dolce sfortunato, però a lui di Belluno veramente abbiamo avuto una fila di persone che è zero, dico io zero, non dico. Allora credo che questo è un ragionamento secondo me che va portato avanti, come diciamo anche che i direttori sanitario amministrativo non devono essere nominati dall'assessore X che dice a L. Tu nomina quello e quello perché altrimenti di noi toccano. E lo stesso per i primari, perché io posso dirvi che abbiamo primari che hanno rovinato reparti ospedalieri, chiediamo che si facciano i concorsi come è giusto che si facciano fino in fondo. Allora, questo è il discorso, adesso vado presto, faccio presto. Quindi, Faccio questo, no, io eravamo d'accordo che parlavo io della professione. Non so, ma siccome aveva parlato la conferenza dei sindaci, ma quello era stato in commissione, aveva già parlato la conferenza dei sindaci. Quindi sulla questione del patto delle comunità, il patto delle comunità viene se si cambia la governance della sanità. Se no il patto delle comunità con le comunità non si fa. Terzo elemento, integrazione ospedale territorio. Anche qua. Io guardate, penso che noi abbiamo presentato una fila di emendamenti sia per quanto riguarda le URSS, sia per quanto riguarda le URSS, per la montagna, la differenziazione, cioè la deroga. E anche per quanto riguarda il distretto, noi abbiamo tolto quel fatto che la regione attualizzi il distretto inferiore ai 100.000 abitanti, l'abbiamo messo in automatico, abbiamo detto che il direttore generale dell'ULS in accordo con la conferenza di sindaci organizza sul suo territorio il distretto in maniera funzionale, non diciamo calato da l'altro. La seconda cosa, diciamo anche che l'impostazione che c'è oggi scritta nel piano, nonostante che il dottor Mantoan ha detto che non è vero, però io me lo sono riletto bene, noi istituiamo un'unità operativa complessa sul territorio, più 3 unità operative semplici. Questo non può essere previsto, se no non lo puoi istituire il direttore generale. No, nel piano, scritto nel piano. Ecco, questa impostazione secondo me non è specificato se sono complessi o semplici. Infatti peggio ancora. Ho immaginato io che fossero semplici, se fossero complessi sarebbe ancora peggio, voglio dire, no? Perché costruiamo ancora uffici, burocrazia, eccetera. No? Il vero problema per costruire la continuità terapeutica l'ospedale territorio è quello di collegare, l'ospedale al territorio. Faccio un esempio semplice. Se noi vogliamo creare una continuità terapeutica nella pediatria, noi dobbiamo far sì che i pediatri di base e i privati, i pediatri ospedalieri lavorino insieme, siano collegati. E questo cosa significa? Che
fare il dipartimento intra-aziendale, intra-aziendale. Noi vogliamo scriverlo questo, che sia fatto un dipartimento intra-aziendale, ospedale territorio. Noi non vogliamo spendere i soldi della sanità in uffici, in burocrazia che va sul territorio e che già è tanta la burocrazia che c'è, troppa la burocrazia che c'è, non vogliamo spendere ancora soldi intorno a questo elemento. Sull'integrazione sociosanitaria abbiamo anche presentato qua una serie di emendamenti, uno riguarda ad esempio, è un piano da farlo, nel senso che non dice niente di concreto. Per esempio, politica della famiglia. Che cosa dice questo piano? Questo qui dice tutte bellissime cose condivisibili, ma se avesse messo dentro l'intervento sugli asili nido, ben definito per garantire a tutti i ragazzi la possibilità di accedere, o avesse messo dentro finanziamento per il fondo di non autosufficienza per consentire a tutti i ragazzi di avere il fondo della non autosufficienza, forse avrebbe risolto il problema. Invece è talmente generico, generico, che assolutamente non dice niente. Per cui io dico belle parole, ma alla fine non c'è niente di scritto. Lo stesso noi diciamo anche per quanto riguarda l'area del SUER, diciamo che c'è un apostrofo maggiore per quanto sulla. Sull'emendamento che riguarda l'emergenza, che riguarda appunto le sue due di incontro. Ecco, queste sostanzialmente sono le cose fondamentali, ci sono anche altri emendamenti piccoli, però praticamente queste sono fondamentali. Io vi dico questo, insomma, per chiudere. Io penso che la partita sanitaria per noi berlinesi sia rinunciabile, in tutti i sensi, e non ci fidiamo di quello che non è scritto. Cioè io vi dico, dopo aver parlato 2 ore e mezza con Mantoan, c'era presente Dario, io sono andato fuori, che ero convinto che fosse risolto il problema, invece sono rimasto chiaro. E io una cosa così non l'accetto più, ma non io personalmente, io mi sono sentito un po' male perché avendo lavorato nel passato in questo senso e quando c'era anche tu abbiamo ottenuto certi risultati, ma perché tutti quanti si sono sentiti depauperati. Ora noi vogliamo che gli emendamenti che vi abbiamo passato vengano inseriti nel piano sociosanitario. Se voi ritenete di non accettare gli emendamenti, io credo che la nostra provincia non si arrenda. Vedete, ci ha fatto scalpore una cosa, nello statuto, qui avete tirato via i servizi alla persona sulla cosa dell'autonomia. Che per noi, guardate, vivere in montagna è la cosa fondamentale. Questo vi dico. Quindi sappiate che non è una prima fase, ma ci saranno altre fasi. Bene, grazie.